E come sapete, ogni giovedì appuntamenti al cinema, novità al cinema finché escono questa sera, e sono, devo dire, un bel po'. Insomma, iniziamo con il nostro elenco e iniziamo con un film internazionale, un film americano, Dark Skies, Oscure presenze, un thriller diretto da Scott Stewart. Continuiamo con Il quinto potere di Bill Condon, un film molto molto importante perché narra le vicende di WikiLeaks, ovviamente un fatto di, insomma, di cronaca e di spionaggio che, insomma, tutti conosciamo e tutti abbiamo visto in TV e letto sui giornali. Quindi vicenda di WikiLeaks per questo quinto potere, che film poi richiama. Poi continuiamo con Justin e i Cavalieri Valorosi, un film d'animazione firmato da diretto da Manuel Sicilia. Oh Boy, un caffè a Berlino, esce per la regia di Jean-Olé Gerser, credo che si dica così. E dopodiché un prossimo film, qui c'è una straordinaria partecipazione di Denzel Washington per questo film Cani sciolti di Baltasar Comacour. Altro film che esce questa sera è La vita di Adele, la regia è di Abdel Kechik con Léa Seydoux, la bellissima Léa Seydoux, e l'ultimo film che esce questa sera è Runner Runner di Brad Furman con Justin Timberlake e Anthony Mackie e lo splendido Ben Affleck. Insomma, questi sono i film che escono questa sera. Mi raccomando, andate a cinema. Vi ricordo anche l'appuntamento con Original Version, il cinema in lingua originale al Galleria, con Vertigo, la donna che visse due volte, versione restaurata, che oggi potrete vedere sul grande schermo del Multicinema Galleria in lingua originale, ovviamente sottotitolato in italiano. Vi ripeto gli appuntamenti: alle 16, alle 18:30 e alle 21. E allora, la puntata di oggi finisce qui. Io vi ricordo, come al solito, in chiusura la nostra pagina Facebook radiobari.cult e il nostro indirizzo mail cult@radiobari.net. ce l'abbiamo fatta. Ringrazio Federico Semplice per la regia di Telebari e ringrazio invece per la regia di Radio Bari Paolino Gentile. Grazie mille per averci seguito anche quest'oggi. L'appuntamento con radiobari.cult è per domani. Buona giornata a tutti, ciao. Radiobari.cult.